14 aprile 1865. Muore Abramo Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti. Il suo volto è immortalato nella banconota da 5 dollari. Alto, ossuto, allampanato, fisicamente potente, di buon carattere, anche se un po' lunatico. Talentuoso come narratore di storie, sempre pronto a farsi nuovi amici. Così i suoi principali biografi. Avvocato autodidatta, convinto antischiavista, era noto non soltanto per il senso pratico e l'astuzia, che gli permettevano di andare sempre al cuore di ogni causa legale, ma anche per la sua onestà e la sua correttezza. L'elezione a presidente nel 1860, rifiutata dagli stati schiavisti, provocò la creazione di una confederazione indipendente e la guerra civile, detta anche di secessione, durante la quale il presidente emanò il proclama di emancipazione dei neri. Riconfermato alla Casa Bianca, nel 1865 fece approvare al Congresso l'emendamento alla Costituzione che stabiliva l'abolizione della schiavitù su tutto il territorio dell'Unione Americana. 5 giorni dopo la resa del generale confederato Robert Lee, fu vittima di un attentato compiuto dal simpatizzante sudista John Wilkes Booth. Morì il 14 aprile, un venerdì santo. Aveva 56 anni. Nella storia degli Stati Uniti d'America, Abramo Lincoln è una figura tra le più popolari e la sua eredità politica ha avuto un'influenza sulle istituzioni più che secolare.